finalmente ci siamo, è arrivato il giorno di Flight Simulator 2024. Allora, tutto si è installato correttamente, iniziamo la configurazione. Allora, si inizia dalla grafica, molto alta, poi passiamo ai comandi, ok, facciamo continua, andiamo avanti con termina configurazione, personalizza identità. Ok, qua creiamo il nostro avatar, direi un po' stile Top Gun, sì dai, facciamo un po' stile Top Gun come predefinito, o possiamo personalizzare il tutto anche per quanto riguarda il viso, quindi vediamo, boh, non lo so, lasciamo questo, abbigliamento, no, ma io volevo quello Top Gun di abbigliamento, ah, il casco di utilizzo. No, voglio solo le cuffie. Copilota. Sì, va bene questo. Un po' sfigato. No, aspetta, no. Sfigatissimo questo. Anzi, no, scegliamo questo che mi sembra meglio. Signore e signori, abbiamo iniziato la discesa verso la nostra destinazione. Ok, questo direi che ci sta. Agente, un nerd e mezzo. Adesso abbiamo sistemato il tutto. Mi ero un po' perso un attimo. Quindi facciamo continua. Perfetto. Ah, ti conosciamo, nerd e mezzo. Microsoft, sì, vabbè, ho giocato a Flight Simulator 2020, ma molto molto tempo fa, praticamente non mi ricordo niente. Quindi facciamo continua. Allora, qua possiamo scegliere cosa fare. Allora, fotografa nel mondo, quindi potremmo andare a vedere tutte queste bellezze del mondo e poi fotografarle. Interessante, molto interessante, ma non da fare adesso. Poi abbiamo attività, quindi abbiamo varie attività tra cui addestramento volo, gara di rally, bassa quota, sfide d'atterraggio, Red Bull Air Race, National Champions Air Race e Discovery e contenuto personalizzato. Non facciamo nemmeno questo. Poi abbiamo, vabbè, negozio, volo libero dove possiamo volare in libertà, quindi dare una partenza e un arrivo al nostro volo, dove possiamo scegliere anche con cosa volare. Abbiamo di tutto, abbiamo gli aerei ovviamente, e ne abbiamo veramente veramente tanti di ogni tipo. Poi abbiamo elicotteri, ne abbiamo 5, alianti ne abbiamo 3, poi in altro abbiamo, wow, dei droni volanti, abbiamo anche il Jetson One, fighissimo, questa cosa veramente veramente figa, anche perché è uno dei droni più droni che c'è attualmente in commercio, o meglio realmente in commercio, che si può acquistare, ed è proprio un drone fatto e finito, veramente spettacolare. C'è anche questo da provare, però non lo proveremo oggi, quindi torniamo indietro e direi di fare la carriera, perché mi affascina molto come è stata strutturata la carriera in questo Flight Simulator 2024. Quindi vediamo. Ok, ho scelto l'aeroporto di Alzate Brianza, che è qua vicino a me, quindi è l'aeroporto di inizio di dove noi vogliamo iniziare a lavorare. Ehi là, tu devi essere un nerd e mezzo, giusto? Questa deve essere la proprietaria, credo, dell'aeroporto. Ti do il benvenuto a Aeroporto di Alzate Brianza. Sono Mercedes, titolare di questo aeroclub. Ok, andiamo avanti. Qui al club offriamo tutte le lezioni di addestramento necessarie per farti conseguire la licenza di pilota privato. Quindi lei, suppongo, Mercedes Ferrara, sia quella che ci insegnerà a volare. Beh, dopodiché, vediamo. Una volta ottenuta la PPL, potrai accumulare ore di volo e acquisire esperienza accompagnando altre persone in missioni di primo volo. Ok. Ma prima di tutto, andiamo fuori e organizziamo un volo per familiarizzare con l'aeromobile e l'ambiente circostante. Sì, meglio, perché l'ultima volta che ho volato con Flight Simulator probabilmente era 4 anni fa. Quindi c'è molto da familiarizzare. Ti diamo il benvenuto all'area di stazionamento. Qui avranno inizio tutte le nostre avventure di volo.
Perfetto. Oggi voleremo con un Cessna 172 Diamo Stereo, un'occhiata al nostro aeromobile. Il principale della nostra scuola di volo. Il nostro Cessna ha un abitacolo a visori, un motore da 180 cavalli vapore, un'ottima velocità di salita ed è facile da pilotare. Sarà un volo piacevole. Facile. Possiamo partire se vuoi. Sali a bordo e allaccia la cintura. Ci sarà da divertirsi. Sì, vedrai come ti divertirai con me. Te lo dico io che ti diverti. Ti do il benvenuto a bordo. Mentre ti sistemi, diamo un'occhiata al piano di volo. Dopo il decollo, saliremo a 2800 piedi sul livello del mare e sorvoleremo l'aeroporto per goderci il panorama. Iniziamo. Fammi il panorama della Brianza. Ok. Perfetto. L'angolo di provenienza del vento è di 270 gradi e la sua velocità è di 9 nodi, quindi decolleremo dalla pista 21. Ok, ora effettuerò il rullaggio fino alla pista. Ah, ecco. No, volevo ben dire, non dovrò andare io alla pista 21. No, ci va lei alla pista 21. Perfetto. Quindi fa lei la parte di rullaggio. Ok. E già adesso mi sale l'ansia. Cambio la visuale di volo. Bene, ah, ok. Ora viene la parte divertente. Esterna. Dopo aver rilasciato interna. I freni e dato piena potenza, accelereremo e decolleremo una volta raggiunta la velocità all'aria di 60 nodi. Ecco che saliremo mi sale già l'ansia. Nodi, la velocità di salita consigliata per il Cessna Skyhawk. Durante la salita, seguiremo un circuito di pista in senso antiorario ed eseguiremo due virate. Può sembrare troppo complicato. Sì. Ma ci sono qui io ad aiutarti. E sarà meglio che piloti rilascia tu. Rilascia i freni di parcheggio, altrimenti non andremo da nessuna parte. Grazie. Grazie. Freni di parcheggio. Bene, vogliamo okay. decollare. Dai piena potenza per metterci in movimento. Ok, piena potenza. Tu gestirai la barra di comando e io mi occuperò dei pedali e della virata in pista durante il decollo. Cosa sta succedendo? Vado? Velocità di 55 nodi raggiunta. Tira leggermente la barra per decollare. E io ho tirata prima, Mi sono cagato in mano, pensavo che finisse la pista. Mantieni la velocità di... Non tirare troppo la barra o perderemo velocità. Mantieni il muso dell'aeromobile appena sopra l'orizzonte. Tra poco effettueremo la nostra prima virata. Noterai che basta un leggero movimento della barra per virare con il Cessna 172. Ah, ok. Adesso mi ha messo le linee guida perché sennò io mi ero proprio perso, non capivo più dove ero. Perfetto, guarda come sono bravo adesso che mi hai messo i segnalini nel cielo. Perfetto, adesso sono bravissimo. Dove cazzo ero andato? Non lo so. Stato bravissimo adesso. 2800 piedi sul livello del mare e 500 piedi sopra il circuito di pista. Siamo a distanza di sicurezza dagli altri aerei. Guardate intorno, vedi il nostro aeroporto. Voliamoci sopra. Ma come siamo vicini? Non so cosa sto facendo. Dalla rotta. Restiamo vicino all'aeroporto per oggi. E sto vicino all'aeroporto. Oh cazzo, cazzo. Cazzo è successo? Cazzo è successo? No, no, no. Ma aiutami. Cosa si sua da parte a fare? Mi sto cagando in mano. Aiutami! Bene, non preoccuparti. Ti aiuto a tornare in rotta. Non preoccuparti, mi sono appena sfracellato. Ma io non devo seguire una rotta, devo stare all'interno. Ma porca puttana, io seguivo la linea viola in alto a sinistra. Io devo stare all'interno della linea viola. Dio che rincoglionito che sono. Ok, adesso ci sono arrivato. Ci ho messo giusto un pelo.
Avrà detto, cazzo di rincoglionito, mi è capitato. Guarda come sono bravo adesso. Ah, ok, torna lei a terra. No, perché già sono andato in difficoltà. Contenta È stato un piacere volare insieme oggi. te, Spero di Mercedes. poter essere Siamo il primo contenti capitolo tutti. del tuo viaggio come pilota, se vuoi intraprenderlo. Ci vediamo alla nostra sede. Sì, dai, ho le doti per poter diventare un pilota di aerei. Mi sembravi a tuo agio là fuori. Non ho dubbi che otterrai la PPL in un batter d'occhio. Nell'ufficio c'è un laptop con tutte le informazioni necessarie sulla certificazione per il tuo esame PPL. Dai un'occhiata. Qui sono Certificazione. illustrate tutte le diverse certificazioni che puoi conseguire Ah, nel corso della ok. tua carriera. Ok, sono tutte lucchettate, praticamente non posso fare niente perché non ho ancora Come prima nessuna. Ok. cosa, dovrai esercitarti per la licenza di pilota privato. Vediamo di prendere almeno la prima licenza. Ah, qua è tutto l'addestramento, ok. Da questa parte posso fare l'esame che mi costa 2000 crediti. Perfetto, ed eccomi qua. Il Maverick dei Momento, poveri, cioè inizio il io, test pratico. pronto per l'esame di Inizia volo. rimuovendo cunei e coperture, Partendo dal poi presupposto aggiungi che non quelle ho fatto interne. praticamente nessuna lezione, ne ho fatta una sola, la cosa potrebbe diventare veramente critica passare questo esame. Quindi rimuoviamo le coperture, anzi, saltiamo anche questo passaggio come se non avessimo già saltato abbastanza cose e dovremmo essere pronti a volare, o meglio, pronti a decollare. Quindi ragazzi, una lezione e dobbiamo decollare, volare e atterrare. Non sarà una cosa facile, né soprattutto piacevole per il mio istruttore che sarà seduto da parte a me. Il tuo obiettivo è completare un circuito di pista in senso antiorario, rispettando la traiettoria di volo e tutti i requisiti di velocità. Perfetto, siamo Metti in pronti. pratica ciò che hai imparato nel tuo addestramento e Questo è il tutto problema. andrà Eh bene. sì, è proprio Ora questo il problema, mostrami che il io tuo non ho miglior imparato circuito perché di non ho pista. fatto il corso. Tu sei pronto a esaminarmi? Sei pronta? No, non ti vedo pronta neanche a te, quindi siamo in due che non siamo pronti. Lima India, Lima Bravo traffico, Cessna India. Papa November Romeo uniformi in fase di rullaggio verso Sblocchiamo i pista di freni. volo. Diamo un po' di gas. Ok, e portiamoci nella zona di rullaggio. Perfetto, ci stiamo muovendo. E ci stiamo portando nella zona di rullaggio. Attendi qui. Ok, siamo arrivati. Perfetto. Allora, fino alla zona di rullaggio siamo arrivati. Guardate qua come siamo belli. Adesso dobbiamo spostarci da qua. Però prima dobbiamo annunciare Lima il India, Lima decollo. Bravo traffico, Cessna India. Papa November Romeo uniform decollo in corso dalla pista 21 sinistra close traffic. Ok, entra in pista, quindi possiamo dare un po' di gas. E possiamo portarci verso
sulla pista. Ok, quindi a questo punto direi di dare tanto gas e iniziare il decollo. Torniamo a bordo. Vai, vai, vai. Ci siamo. Ormai ci siamo. Possiamo alzarci. Ok. Sali fino a 1800 piedi. Cos'hai? Cosa è successo? Ah, sono uscito dalla traiettoria. Cazzo. Ok. Ma non capivo cosa ci aveva da incazzarsi. Adesso ho capito. Ok. Adesso dovremmo iniziare a fare il nostro percorso. Ok, il nostro percorso è questo. Perfetto. Adesso fine del tratto sottovento, quindi per adesso, a parte un inizio un po' in cui ho perso la rotta che dovevo seguire, alla fine l'ho ripresa, quindi ho recuperato. Ok, mantieni l'altitudine di 2300 metri, perfetto. Siamo a 2370. Ok, direi che va bene. Va bene? Sei d'accordo che va bene? No, non sei d'accordo. Ok, fa niente. Non è per niente d'accordo. Sei d'accordo? No, non è ancora d'accordo. Perfetto. Iniziamo adesso questa serie. Dai, però per non aver fatto neanche una lezione. Sto già andando fin troppo bene. Non pensi? No, non penso. Quindi anche questo è fatto. Quindi adesso posso annunciare la mia posizione. Perfetto, torniamo al punto d'attesa e dovremmo avere finito il nostro esame.
Sono stato bravo? No, niente. Non dà segni di vita. Ottimo lavoro. C'è sempre margine di miglioramento, giusto? Quindi, complimenti, certificazione conseguita, licenza di pilota privato di aeroplano. Permette di pilotare un aereo monomotore in buone condizioni meteorologiche e di effettuare decolli e atterraggi da terra. I piloti privati non possono pilotare aerei per scopi commerciali. Vabbè, dai. Per non aver fatto nemmeno una lezione, direi che tanta roba. Il problema è che adesso, andando avanti, facendo seguente qua, probabilmente nuovo aeromobile operativo per le missioni, ora puoi pilotare i nuovi aeromobili nelle missioni, che sono questi, ok? Ma la parte peggiore adesso sarà, se voglio, per aver superato l'esame PPL. Spero che prendere un'altra licenza, dove senza fare corsi la vedo dura, la vedo molto dura. Vabbè, la fa niente. PPL ti consente di volare a scopo ricreativo e iniziare ad accumulare ore sì, scopo ricreativo, perché almeno su solo io, se mi schianto sono io da solo e basta. Che cazzo. Comunque grazie Mercedes, ti ringrazio per al quartier generale e consultiamo la bacheca specializzazioni per saperne di più. Ma anche no. Ma anche no. Quindi seleziona qui per visualizzare specializzazioni. Che cazzo, sono specializzato in niente. La carriera di un pilota può prendere molte strade diverse. Come ho detto prima, la PPL è il primo passo. Sì, ho capito. Ho preso questo qua per botta di culo. Vabbè, niente ragazzi, il video finisce qui perché sennò diventa davvero troppo lungo. Questo è Flight Simulator 2024. Io ero dal 2020 che non prendevo in mano il controller per pilotare un aereo, quindi è stato veramente faticoso, soprattutto non avendo fatto il corso, riuscire ad atterrare è stata un'impresa incredibile, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo passato l'esame, ovviamente non con il punteggio massimo A, ma con il B. Però per non aver fatto lezione direi tanta roba, la mia esaminatrice era contentissima di me, e quindi ragazzi è tutto bene, tutto bene. Se questo mio video in cui vi ho portato la mia prova di questo nuovissimo Flight Simulator 2024, arrivato anche gratuitamente al day one nel Game Pass, e vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, spoiler, tantissimi reel riguardanti la simulazione. Sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove carico tutti i prodotti che recensisco ma che non tengo per me, perché sennò veramente non saprei più dove metterli, e li rivendo a prezzi davvero molto molto scontati, e potreste trovare in offerta il prodotto che stavate cercando. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!